Radio Radicale, siamo con Federico Fornaro di LeU per parlare un po' di quello che sta succedendo nella maggioranza. Allora, dopo la kermesse di Bologna, il PD sta cercando in qualche modo di prendere l'iniziativa nella maggioranza con lo Ius Soli e imponendo anche in qualche modo l'agenda. Zingaretti oggi ha detto una cosa molto importante, ha detto non possiamo andare avanti in modo così approssimativo, altrimenti si va al voto, rivolgendosi al Movimento 5 Stelle. Mentre Renzi, in un'altra intervista, ha detto che andare al voto sarebbe come consegnare l'Italia a Salvini. Allora, senza voler mettere in contrapposizione le due cose, volevo sapere lei che tipo di riflessione si sente di fare. Io credo che questo governo debba a gennaio dare un colpo di reni. È del tutto evidente che non si può rimanere assieme semplicemente come sommatoria di singoli bandierine, ma si deve provare a dare al paese una visione e un'idea di governo. Senza dimenticare che non sono venute bene però le ragioni per le quali ad agosto si è fatta la scelta di costruire questa maggioranza, cioè il pericolo di una destra aggressiva al governo c'era ad agosto e c'è ancora oggi, e a maggior ragione ci sarebbe se il governo dovesse finire in malo modo. Quindi io credo che debba prevalere il senso di responsabilità in tutti, e se ad esempio Italia Viva tiene alla vita di questo governo, credo che da questo punto di vista probabilmente alcuni eccessi di protagonismo andrebbero messi da parte. Ritiene che il Movimento 5 Stelle stia facendo uno sforzo per venire incontro allo spirito della coalizione? Io credo che il Movimento 5 Stelle sia in una fase travagliata della sua esistenza, debba forse anche chiarirsi, perché allo stesso modo dall'altra parte, come dire, ci sono eccessi di protagonismo altrettanto preoccupanti per la tenuta della maggioranza. Io credo che se due autorevoli partiti, il PD e per quel che ci riguarda il gruppo di LeU, pongono la questione di Ius Soli, la risposta del capo politico dei 5 Stelle non possa essere quella data l'altro giorno, cioè che l'Italia è sott'acqua, non si capisce per la quale, cioè se non si comprende che ci siano temi che ovviamente devono unire, come quella della solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dai mutamenti climatici, siamo in emergenza climatica, ma al tempo stesso c'è un tema valoriale, c'è un tema, io credo, assolutamente da affrontare con serenità, come quello dello Ius Soli e dello Ius Culture come alternativa. Ecco, mi aspetterei da parte di tutti maggior senso di responsabilità. Non può essere solo una parte di questa coalizione, mi si passi noi per primi ad essere responsabili, mentre altri sono interessati alla visibilità in funzione dei consensi elettorali. I consensi elettorali interessano a tutti. Certo, un'ultima questione. La risposta che ha dato Di Maio alla proposta di Zingaretti sullo Ius Soli, le ricorda anche una valutazione che ha fatto nell'anniversario della Bolognina Prodi, che ha detto che il centrosinistra sbaglia a occuparsi più dei diritti dei gay, per esempio, che di quelli degli operai? Ma io credo che qua si stiano confondendo i piani. Esiste un tema di diritti civili, di diritti di cittadinanza, esiste un valore di fondo. Qui stiamo parlando, sullo Ius Culture, per esempio, di centinaia di migliaia di ragazze e di ragazzi che sono nati, cresciuti, hanno studiato a fianco dei nostri figli e non hanno gli stessi diritti. La sinistra non deve dimenticarsi dei diritti sociali. Siamo al centro di una lunga stagione di compressione dei diritti dei lavoratori, di svalorizzazione del lavoro, di precarizzazione. Io credo che la bandiera della questione sociale debba essere presa con forza dalla sinistra in questo paese e dal governo, però, perché noi siamo al governo di questo paese, non siamo una forza di opposizione, e quindi con coraggio riprendere in mano questo nella linea di diminuire le disuguaglianze e le ingiustizie. Ecco, se vogliamo una cifra che mi piacerebbe il governo è che il governo del paese ricominciasse a parlare da gennaio con più forza di giustizia sociale. Bene, grazie a Federico Fornaro, capogruppo di LeU. Grazie mille.